Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 30 dicembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina in evidenza la vicenda che riguarda Silvia De Bon di Longarone, indicata come eroina del Lagorai. Mi ha guidata l'istinto, sottolinea la giovane longaronese di 22 anni. Salva con un atterraggio di emergenza anche il fratello con la fidanzata. Ho dovuto decidere in pochi secondi. Virare avrebbe voluto dire schiantarsi. Questo è il titolo proposto in prima pagina riguardo alla vicenda di Silvia, che è stata protagonista di un atterraggio di emergenza in montagna sulla neve, viste le difficoltà dell'aereo del Piper che guidava. A bordo c'erano, come detto, anche il fratello con la fidanzata. Avevo la montagna davanti. In quei momenti devi decidere in fretta. Virare avrebbe voluto dire schiantarsi. Ho usato l'istinto. Voglio tornare a volare, sottolinea. È andata bene, la giovane pilota longaronese è ritratta sorridente nel suo letto di ospedale a Trento, dove è stata ricoverata mercoledì pomeriggio dopo l'atterraggio di emergenza sul Lagorai. E dell'atterraggio sono state, vengono anche pubblicate delle foto da parte del Corriere delle Alpi in cui si vede l'aereo sulla neve e i soccorritori intorno che stanno operando. I rilievi e la messa in sicurezza dell'aereo ieri mattina sono avvenuti ieri mattina sul Lagorai da parte dei vigili del fuoco di Trento e degli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza che seguono le indagini per capire con precisione che cosa sia capitato. Ma torniamo nelle prime pagine del Corriere delle Alpi per dare conto della evoluzione del problema pandemia dopo l'aumento dei casi che è stato registrato in Cina. Tamponi per i voli dalla Cina. Schillaci, il ministro, serve una linea comune, ma l'Unione Europea frena. Test ingiustificati. E il Corriere delle Alpi riporta una dichiarazione del ministro Orazio Schillaci. In Cina norme inaccettabili per una democrazia, poche le vaccinazioni, scarso il livello di protezione dei vaccini utilizzati e poche dosi di richiamo. Serve raccordo con l'Unione Europea per limitare l'afflusso di passeggeri positivi dal paese asiatico. Abbiamo tenuto rapporti per un continuo scambio di informazioni. Covid. Prove di retromarcia degli esperti, al vaglio mascherine e distanziamenti. Si riunisce l'unità di crisi, Rezza, non escludiamo nuove varianti. Spingere sul sequenziamento. Si tratta delle manovre che vengono proposte per riuscire appunto a contenere il problema della pandemia. Perché intanto è stata decisa una stretta sugli scali regionali, su tutti gli scali aeroportuali, anche quelli del Veneto. 11 cinesi positivi diretti in Veneto, quelli individuati. Negli aeroporti allestiti punti tampone obbligatori per chi arriva dalla Cina. Zaia, il presidente del Veneto, vogliamo capire di che variante si tratta. E ora si riaprono i Covid Hotel, 30 posti letto a Valdobbiadene. Lo spettro dei contagi da Covid provenienti dalla Cina fa scattare l'allerta in provincia di Treviso. Bisogna reintrodurre le quarantene per chi torna da aree ad alta epidemia. Questo è il parere di Vincenzo Baldo, direttore dell'unità di medicina preventiva e valutazione del rischio dell'ospedale di Padova. Sono segnalate varianti in tutti i continenti, insistere con la sorveglianza epidemiologica. Al momento escluderei che si possa tornare al punto di partenza, sottolinea il dottor Baldo. Stare a casa se sintomatici
igiene delle mani e mascherine nei luoghi affollati. Queste le misure che vede importanti. Completare il ciclo vaccinale o fare il richiamo, soprattutto per i soggetti fragili. Anche questa un'altra precauzione da tenere in debita considerazione. Ma andiamo avanti sulle pagine generali del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle che interessano la provincia di Belluno. Prima però ci fermiamo su una pagina dedicata alla politica e in particolare all'autonomia differenziata, quella che tra le altre chiede anche la Regione Veneto. Autonomia, la bozza al Consiglio dei Ministri. Il ministro Calderoli si entra nel vivo. Testo di legge inviato a Palazzo Chigi, ma è scontro. Boccia del PD. È uno strappo istituzionale. C'è il via libera anche alla cabina di regia per i livelli essenziali delle prestazioni, che vogliamo parta già da gennaio, sottolinea il ministro Calderolo. Sindacati dei medici sul piede di guerra, ciliegine su una torta avvelenata, i cittadini si preparano al peggio. Questo è il loro parere. Ed eccoci alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno e che si aprono con una riflessione preoccupata riguardo a una conseguenza della legge di bilancio appena approvata ieri, che si scrive seppellisce i crediti di carbonio, terre alte tradite. L'UNCEM, l'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane Nazionali, non ci sta. Scontro tra ministeri che ci penalizza. De Carlo, il senatore bellunese, rassicura: sono certo che il registro sarà inserito. Janese e De Bettin, dal Comelico, delusi: ci aspettavamo decine di milioni dai nostri boschi. Ricordiamo che i crediti di carbonio indicano quella misura che riconosce il valore ambientale dei boschi per la diminuzione dell'anidride carbonica e tendono a monetizzare questo servizio ambientale svolto dai boschi, riconoscendo un premio in denaro ai territori che offrono alla comunità boschi che appunto realizzano questi servizi, un modo per valorizzare la realtà montane come quella della provincia di Belluno. E poi una presa di posizione del Confartigianato Belluno, che guarda con fiducia al nuovo anno. Si punta su fondi comuni confinanti, olimpiadi, trasporti e idroelettrico, questi temi che registrano delle novità che fanno ben sperare gli artigiani di Belluno. E poi, sostiene la presidente di Confartigianato Belluno Scarzanella, il 2023 può essere l'anno buono per la legge sulla montagna. Scusate. Troppe truffe agli anziani. Decolla il progetto. Sinergia tra Comune di Belluno e Prefettura. Prevenzione e informazione con opuscoli e video. Non mancherà il supporto psicologico per le vittime. L'iniziativa è stata presentata nella giornata di ieri. I servizi di SERSA, la società che gestisce la casa di riposo a Belluno, aumentano ancora e i più poveri pagheranno di più. L'opposizione del Comune di Belluno sottolinea la non progressività della scelta, ha chiesto il ritiro della delibera, ma la maggioranza la approva. Scuole materne paritarie, contributi a 100.000 euro a Belluno, resta al palo dote scuola. L'assessore Olivotto, impegno a ripristinarlo. Deserta la gara per il liceo Tiziano di Belluno. Dove sono le nostre imprese? Lavori per 2 milioni di euro, ma le cinque aziende invitate non rispondono. Il presidente della provincia Padrin: c'è carenza di manodopera, ma la stagione del PNRR è irripetibile. Da qui l'invito, meglio l'appello, alle imprese
a non perdere questa occasione, che diventerebbe poi un'occasione persa per tutta la comunità. E sempre dal comune di Belluno, oggi apre la Coca Bassa per le altre piste, servono freddo e neve. Si tratta di una pista del Nevegal. Screening colon retto, accordo tra ULS e farmacie. L'azienda sanitaria punta alla prevenzione per questo tipo di tumore. I farmacisti ritireranno il kit per la ricerca del sangue fecale che serve appunto per individuare con un adeguato e necessario anticipo i segni della malattia. E siamo alla pagina di Feltre. Piano delle allineazioni da quasi 2,9 milioni con gli ex magazzini. L'area attigua alla caserma dei carabinieri torna in vendita nella speranza di accelerare le trattative con il demanio. Tra i beni nell'elenco, l'ex pescheria e un appartamento al condominio al parco. In via Campo Mosto, un edificio di pregio è utilizzato in parte per gli alloggi popolari. Donatori di sangue, i campioni dello sport, traino per i giovani. E c'è una foto che vede ritratti appunto questi campioni, Alex Bassani, Denise Dalzotto e Giorgia Marchetta. All'anno di piave, mense scolastiche, il pasto giornaliero cresce a 1,20 euro. Serenda il Grappa, piano da 2 milioni e mezzo per Rasai e l'ex scuola di Porcen. L'amministrazione punta sullo sviluppo turistico con l'ospitalità diffusa. Il sindaco Scopel, tra rotatoria Quattro Sas e Lampioni, si chiude un anno positivo. C'è il nuovo asilo nel piano triennale di Limana. Progetto per 9 milioni di euro. Spazio anche alla mensa scolastica, nuovi parcheggi, asfaltature e riqualificazione del municipio. E siamo a Ponte nelle Alpi. Palasport, marciapiedi, piazze. In 2 anni lavori per 6 milioni. Ok al bilancio di previsione, con un occhio particolare a caro bollette e inflazione. L'assessore Pontello, contemperiamo prospettive di crescita e attuali criticità. Pannelli fotovoltaici su ex discarica ed edifici comunali ad Acordo. Il comune punta a produrre in autonomia 1 MW, sarà poi consumato attraverso una comunità energetica. A Falcade, Capodanno al parco giochi e gli hotel sono tutti zeppi. Antonella Schena, mai vista tanta gente. Siamo ben oltre i livelli pre-pandemia. Ed eccoci a Cortina, una collaboratrice sorpresa a rubare soldi dalla cassa, arrestata in flagranza. Operazione portata a termine il 26 da carabinieri in Borghese, secondo una prima stima, sottratti tra i 5 e i 6 mila euro. Lista rimosse Zardini senza giusta causa, ora dovrà risarcire. Si tratta di fatti capitati nel 2017. La soluzione convitto per avere in comelco molti più studenti, è quanto emerge da uno studio del progetto New Fire. È stata valutata anche l'ipotesi di una accoglienza diffusa. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che in prima pagina, in evidenza, oltre alla vicenda di Silvia De Bon e al suo atterraggio d'emergenza sulla neve in montagna, propone anche il tema della fusione tra i comuni di Cuervas e Alano, sottolineando che si tratta di un vantaggio doppio. Per ogni euro di tasse che saranno ridotte, 1,6 euro di servizi invece di 0,6. E questo sottolineatura viene spiegata nelle pagine successive del giornale. Che adesso dobbiamo andare a riprendere. Scusate un attimo.
Eccoci qui, ancora sulle pagine del Gazzettino, e torniamo a quelle che riguardano la provincia di Belluno. Eccoci che ci siamo. Dicevamo, le fusioni sono vantaggiose. Questa è la tesi che viene approfondita dal Gazzettino nella giornata odierna. €1 di tasse ne frutta 1,4 in servizi. Quero vas, prima unione in provincia. Ora ci riprova lo stesso comune con Alano di Piave. Il sindaco Zanolla di Quero vas, 6 milioni in più in 10 anni. Bogana, sindaca di Alano, piccolo è bello, ma costa. È vero che i soldi un giorno finiranno, ma intanto avremo ammodernato il territorio e la macchina comunale. I contributi finiscono, serve uno scivolo o aumentiamo le tasse. Questo quanto sottolinea il sindaco di Alpago, che lavora con Longarone e Valbelluna per trovare un'uscita indolore dai benefici aggiuntivi. Dal 2016 a oggi abbiamo ricevuto 8 milioni di euro, sottolinea Alberto Peterle, sindaco di Alpago, come contributo straordinario per la fusione. Lavori al Tiziano di Belluno. Deserto il bando da 2 milioni. Fatevi avanti l'appello del presidente della provincia. Un piano contro le truffe agli anziani. Il progetto Noi Non Farti Ingannare è stato finanziato dal Ministero per 16.000 euro e durerà fino a ottobre. Video e 10.000 brochure da distribuire nei luoghi di aggregazione, formazione e un servizio telefonico di sostegno. A Damiano, assessore di Belluno, nei primi 8 mesi 79 truffe online, 97 tradizionali e 42 persone denunciate. Saranno coinvolti anche assistenti sociali e psicologi a disposizione anche di badanti e parenti. Ed eccoci a Feltre, gli ascensori ora riaprono, poi arriva la Bellunum. Gli elevatori che portano in cittadella erano stati fermati lo scorso novembre. La ripresa avverrà dopo le festività, nuovo stop quando aprirà il cantiere. In pensione due colonne portanti dell'ospedale di Feltre, Aldo Bonso e Livio Simioni. Dopo molti anni di lavoro ha terminato il suo impegno anche il capo cuoco Stefano Sommacal. E ancora da Feltre, l'obiettivo per il 2023 è occupare i posti letto. Approvato il bilancio di previsione dell'azienda di servizi alla persona di Feltre, il presidente Simoni, in aumento agli ospiti delle case di riposo. E poi una pagina viene dedicata al racconto dell'avventura vissuta da Silvia De Bon e dai suoi due passeggeri sull'aereo. Così ci siamo salvati. La 22enne longaronese sarà dimessa oggi dall'ospedale. È rimasta ferita dopo l'atterraggio sul lago Rai con il fratello e la fidanzata. Ieri i vigili del fuoco sono saliti a Cima Cece per mettere in sicurezza l'aereo e vuotare i serbatoi. Istituto Folladore De Rossi ad Agordo, porte aperte per scegliere. La scuola si presenta ai possibili futuri studenti che la frequenteranno. Così cambia il volto della statale di Alemania. Arrivato il finanziamento per la variante di Longarone, ora i progetti sono chiari. Per tre avviata la gara d'appalto. Per arrivare a Cortina verranno realizzati quattro tunnel. Sta per essere bonificata l'area verso la colonia montagnana. La promessa dell'ANAS, TAI, Valle e San Vito, queste tre circonvallazioni, saranno pronte per il 2025. Protezione civile, piano rifatto, coinvolte oltre 200 persone a Cortina. Il documento in consiglio comunale, poi sarà presentato alla cittadinanza, all'assessore Ghezze, previste nuove fasce di intervento con diversi colori. Si chiude qui.
questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.